Ciao a tutti ragazzi, sono LucaGamer07TV e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. Ragazzi, se mi ricordo in questa serie devo... ricordatemelo anche qui sotto nei commenti, in questa serie a ogni intro devo mettere la schermata frontale. Ma adesso torniamo alla normalità. Ok ragazzi, sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda la casa in generale. Allora, ho fatto questo orto, questo piccolo orticello. Allora, scusate, spero non avervi fatto il video, solo che non avevo voglia di registrare il video, ma ho registrato alle 3 e 3. Ora, sono le 3. Cioè ora, ho voluto registrare ora e poi ho fatto anche una seconda stanza alla casa perché era troppo piccola questa qui. Era troppo piccola, mi sono preso i materiali e ho fatto l'altro. Questi sono i residui rimasti. Poi ho ucciso anche un pollo e cioè, mi ha dato anche una mela, un albero. Bene, ma ho fatto l'orto perché avevo bisogno di cibo. E poi ho trovato anche un villaggio, ma molto distante da qui. Adesso non ho voglia di farvelo vedere perché è troppo lontano. Devo prendere le patate. Sono già cresciute, tanto vedo. No, una patata velenosa, mannaggia. E poi ovviamente anche il grano. Mettiamo il grano e anche le patate. Perfetto. Ho fatto ovviamente una recinzione alla piantagione. Ovviamente. Ah, quello è il lama. No, mi sono sentito. E poi ovviamente mi sono cucinato il ferro e mi sono fatto la spada e un bel piccone. Ok, direi di cuocere le nostre bellissime patate. Perfetto, questa patata velenosa non lo so. Lasciarla direttamente nel cesto dopo. Bene, bene, bene. Così abbiamo tanto, tanto cibo. Cioè, vabbè, più che tanto cibo. Ah, già. Ho anche la terra qui, la terra cotta. Scusate. Allora. Sì, comunque questo qui era troppo stretto per farci una casa, me ne sono accorto quando ho messo tutte e quattro le fornaci, cioè era veramente troppo stretto lo spazio, devo fare un altro posto e mi sono allargato qua, tanto qui la pianura, cioè è un bello spazio questo qui per costruire. Poi ho avuto giù degli alberi e li ho ripiantati, come potete vedere. Sì, ho fatto un po' di doppio colore, guardate, non si vede che è una casa di un nabbo, eh. No, non si vede, non si vede. Non si vede, no, non vede. Vabbè. Comunque. Ah già, che non piove. Qui piove e qui no. Troppo bello, troppo. Ecco questo il bello della savana, che non c'è mai la pioggia. Ed è un vantaggio, ragazzi. Perché la pioggia non mi piace, a me non mi piace la pioggia. Qui piove. Qui no. Beh, il letto l'ho messo. Oh no, no, mi sono dimenticato di dirvi che mi sono fatto anche un letto. Sì, perché ho trovato un paio di pecore. E
mi sono fatto il letto. La carne delle pecore l'ho già cucinata e me la sono già finita. Purtroppo si è già finita. Sì. No, 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 non spaccare niente. Oggi cosa andiamo a fare? Se no, io direi di sprecarmi così una patata. Allora, vediamo un po'. Oggi non volevo tanto fare Minecraft, ma volevo farvi vedere che cosa c'è dentro il mio telefono. Quindi questo video credo che si chiamerà aggiornamenti, cosa c'è dentro il mio telefono, virgola, aggiornamenti di Minecraft. No, vabbè, no, sicuramente non lo so. Chissà, chissà che titolo darà il Luca del futuro. Vabbè, ragazzi. Io direi di farvi vedere che tutte le app che ci sono nel mio telefono. Innanzitutto inizio col dirvi che il mio telefono è un Samsung Galaxy J3. Allora, incominciamo dalla pagina principale. Allora, nella prima pagina c'è l'orario e c'è anche il grado. Ci sono anche i gradi, ma un grado non c'è un grado a Torino, credo. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. C'è anche il tempo di ogni ora. Poi vabbè, c'è l'orario, molto comodo. E poi c'è innanzitutto questo coso, l'ho chiamato. Non chiedetemi il motivo perché l'ho chiamato all'exterior. Non chiedetemi il motivo perché non lo so neanch'io. E c'è Google Chrome, Gmail, che sarebbe le mail, ma l'ho messo anche qua. Le mail e Gmail. No, non è la stessa cosa. No, non mi ricordo. Mi sembra che Gmail ti danno la posta, ma dove c'è la tua password. Forse questa cosa la taglierò, sai. No, vabbè, chi se ne importa. Ok, poi dice. Ok. Poi c'è Word, che dovrebbe essere quello che fa gli aggiornamenti. Sì, dovrebbe essere quello che fa gli aggiornamenti Word. Con PowerPoint, ma dov'è PowerPoint? PowerPoint non c'è PowerPoint, però se andiamo in impostazioni. Memoria. Andiamo su spazio utilizzato. Aspetta un secondo. Vedete ora che c'è. Aspettate. Perfetto, c'è Word e PowerPoint, però PowerPoint non so perché non c'è come applicazione, non chiedetemi il motivo. Poi c'è i messaggi dalla posta, però non i messaggi di Vodafone, ma non WhatsApp. Poi invece qui c'è il telefono, beh, dove fai le chiamate, ma non tramite cioè tramite i tuoi soldi del cellulare. Adesso nel mio cellulare ho meno 11 euro. Meno 11 euro, ma tanto chi se ne frega, io non chiamo mai nessuno, quindi fotti in porta. E poi sto solo sempre, cioè, sono sempre a casa, quindi cioè non lo porto mai il telefono fuori casa. Vediamo. Come stai? No, io ho un mio amico, il mio amico Christian, no? Ha un telefono, non mi ricordo adesso cos'è, ma non lo so manco lui che telefono ha, vabbè. Comunque, lui ha un telefono in cui fai così, tieni premuto il coso, ti va su Google e tu parli con Google. Parli con Google. Sì, è un po' strana la cosa. Poi vabbè, qui c'è archivio, memory, registratore vocale, non so cosa sia. E poi ho video show, poi ho di giochi, ho Clash Royale, Minecraft Multiplayer Master che devo disinstallare e Cats. Ho fatto un video oggi proprio. Samsung Music, poi ho video show, galleria e due recorder. Due recorder e
con cosa io registro? Io registro con questo. Il video show ti permette di modificare i tuoi video. Sì, però certe volte non fa così. Sì, video show, credo che una volta farò un video vlog, non lo so, sulla mia casa. No, sì, sulla mia casa. Farò un video vlog semplicemente a casa. Allora, poi, vabbè, ho Samsung Music dove ci sono tutte le mie canzoni. Ecco, vabbè, qui è. Poi c'è WhatsApp, Play Store, Aptoide, YouTube, Google e email. Bene, questo qui è il mio telefono. È brutto, vero? No, dai, sto scherzando. Va bene. Aptoid. Adesso, per chi non sapesse chi è Aptoid, ma credo che tutti lo sanno. Aptoid è un'applicazione che ti permette di installare giochi a pagamento su Play Store, tipo Minecraft su Play Store a pagamento, su Aptoide non è a pagamento, solo che qui purtroppo c'è la licenza, nel senso che quando installi Minecraft Aptoide ti dice tu non hai installato Minecraft, verifica la licenza, sembra che tu non abbia una licenza per Minecraft, è una cosa del genere. Però puoi installare l'ACPacker, che è un'applicazione che ti permette di installare Minecraft all'ultima versione senza la licenza, senza che ti chieda la licenza. E poi abbiamo, vabbè, WhatsApp. Vabbè, WhatsApp ve l'ho già detto. Ragazzi, questo era il mio telefono e questi erano gli aggiornamenti che ho fatto. Piccoli aggiornamenti che ho fatto di Minecraft. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mettere la campanella per ricevere tutte le notifiche sul mio canale. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!